Presidente, io prima grazie. Che parliamo, alcuni dei nostri giovani, sì. di un libro, alcuni dei nostri giovani amici hanno detto che volevano fargli qualche domanda. Chi c'era? Lei? Sì, a me piaceva fare delle domande. Mi incuriosisce questo fatto che lei si è isolato un po', che vive in Sicilia e magari lontano, non tanto dal mondo quanto dalla società. Allora, è perché vive lì perché è affezionato a quel posto, oppure non sempre è piacevole la società, il rapporto con gli altri? Insomma, questa è una cosa. Perché vive per la maggior parte del tempo? Mi scuso alle spalle? Grazie. È lo studio, lei ovviamente guardi la camera, insomma, lo studio è questo. Veramente semplice la risposta. Appartengo a quella categoria di persone che ama la contemplazione, il silenzio, diciamo. È naturale che vado alla ricerca di un posto che mi dia questa possibilità. Ho lavorato molto in una città come Milano, sono stato anche bene, ero più giovane, oggi sento la necessità proprio di stare a contatto con la natura. A contatto con la natura? Sì. C'erano altre domande? Ecco. Okay. Io volevo chiedere che rapporto esiste tra il Battiato che dirige Schubert e il Battiato che scrive che salverebbe chi non ha voglia di far niente, non sa fare niente. Non l'ho ancora diretto, comunque può essere un'idea. Che lo interpreta, che lo canta. Il pericolo in un certo genere di risposta è la sgradevolezza, che in fondo mi appartiene un po'. Però non l'ho mai manifestato. Non è vero, lei è una persona, dà l'effetto di essere una persona dolcissima. È vero, sì, assolutamente. Ma non quando sento cose ingiuste. Allora, Schubert non mi piace molto, né l'ho mai cantato tra le altre cose. E devo dire, è una questione di gusti, non voglio dire, e forse lei questa sera mi sentirà spesso dire, per me, secondo me, ci tengo a sottolineare, che non voglio essere obiettivo. Penso alla mia vita, ai miei gusti, alle mie scelte. E si sono sopravvalutati molto alcuni compositori del passato e si sottovalutano molto quelli del presente. Ma questo è sempre stato, non è cambiato niente. Nel passato era così. La grande di Schubert a me sembra la più bella sinfonia mai scritta, no? Sì. Non sbaglio, no? Ma non, su di me sì, mi piace molto, non sto dicendo che non, però in qualche modo, a parte qualche caso particolare che potrebbe essere anche l'Ave Maria, diciamo è un musicista che prende a prestito stili. Prego. Una cosa molto semplice, sì. Che mi ha sempre incuriosito: qual è stato, qual è adesso il suo rapporto con la politica? Cioè nella sua evoluzione dal punto di vista musicale, sì. Ci sono anche delle motivazioni politiche o no? O anche politico o no? Questa è una bella domanda. Bella, sì, sì. È impossibile non far politica, secondo me. Matematicamente impossibile. Non trovo ideali adatti a quello che penso io delle cose, ma ho un pensiero così vecchio e così antico che non, forse non troverà mai corrispondenza. Direi che sono molto vicino all'idea dell'antico Egitto, quando in qualche modo miticamente si riunivano tre cose in una: la regalità, la legislatura e come posso chiamarla, e la spiritualità, la religiosità. Giusto. È così. Oggi sono tutte divise e malamente. Ma questa, lei sta mettendo un po' in discussione i fondamenti dello Stato laico occidentale, se non mi sbaglio. Cioè, abbiamo fatto la rivoluzione francese da queste parti del mondo per arrivare a quella divisione. Non so, no, dico per carità, sì, è un punto no. di vista. Poi adesso quando parliamo di Khrushchev ritorniamo. C'era un'altra domanda, Battiato. Io volevo tornare un poco sull'evoluzione che ha avuto, o meglio, lei ultimamente fa più musica classica, compone opere e sempre meno musica leggera. Sì. Ecco, mi sento un po' tradito perché sono un fruitore maggiormente di musica leggera, anche se apprezzo molto quella classica. Però forse per questioni di età, per questioni culturali, che sai, insomma, la sento molto meno. Ecco,
abbiamo speranze, ho speranze di sentirla. Credo ancora di no. Però risponderò con, mi auguro, chiarezza, che poi non sempre è giusta la chiarezza. Ma per carità, siamo chiari, qui ce lo possiamo permettere. Sono sempre stato un difensore della musica leggera e apprezzo moltissimi i miei colleghi e penso che sia la musica viva di oggi e che in qualche modo è riuscita a rappresentare il nostro tempo. Ma come qualche compositore del passato, così forse ho la velleità di fare il mago e quindi di scrivere opere pensando che forse in un futuro si allineeranno con una civiltà così ideale. Tra l'altro a giugno a Roma avremo, sì, un'opera sua nuova. Sì, un'opera nuova. Ci sono altre domande? Volevo chiederle perché, sì, secondo lei oggi la musica contemporanea ha così poco successo rispetto... E anche la poesia, per esempio, non ha molto successo, quindi c'è un rapporto con sull'arte, insomma, in generale. È un discorso troppo lungo, veramente. A questa domanda non mi sento di rispondere, è troppo lungo. Io me ne dispiaccio, ma posso dire semplicemente che non sono d'accordo con la maggior parte della musica contemporanea e la maggior parte della poesia contemporanea. Sicuramente non la sento... alta, ma forse è una mia incapacità di percezione. Posso fare una domanda io ultima prima che poi parliamo del libro? Lei, mi rallaccio alla domanda che le ha fatto prima il nostro giovane amico sul rapporto con la politica. Lei ha scritto una canzone che si chiama Povera Patria, che è una anche un racconto molto toccante di quello della infelice condizione nella quale ci troviamo. Quella canzone lei la canta, ha molto successo, ci sono degli scrosci di battimani che lei immediatamente spegne e non l'ha mai bissata. Perché? Ho un certo pudore e siccome in questa canzone attacco quelli che non ce l'hanno, non vorrei fare la stessa fine. Se mi piace questa risposta. Battiato, non le nascondo, lei è venuto a raccontarci, adesso abbiamo fatto questa cosa perché volevamo tutti un po', lei non va mai in televisione, eravamo tutti un po' curiosi di sentirla parlare, ma lei è venuto qui soprattutto per parlare di un libro che mi ha segnalato, che io ho preso in mano per la prima volta perché lo conoscevo. Il libro si chiama Frammenti di un insegnamento sconosciuto, lo ha scritto un signore che si chiama Uspensky a proposito dell'insegnamento di un signore che si chiama Gurdjieff. Ecco, adesso vediamo la copertina del libro. Io le confesso che non conoscevo, avevo sentito vagamente una volta il nome di Gurdjieff, non conoscevo Uspensky, ho letto il libro, l'ho trovato di una chiarezza, e non tutto per la verità, per la maggior parte, l'ho trovato di una chiarezza esemplare, molto affascinante. Vorrei che lei però ce lo racconti, che cos'è questo libro? È il libro di un mistico e ho accettato anche il suo invito perché attraverso le lettere che ricevo e sentendo in qualche modo la richiesta sempre più grande di ricerca da parte di certi ascoltatori, non so come chiamarli, quelli che sono in qualche modo affezionati al lavoro che faccio, curiosità anche di sapere, mi sento in qualche modo in dovere di dire pubblicamente qual è stato il mio fondamento, un libro che mi ha aiutato molto in un certo periodo della mia vita, e cerchiamo di parlarne. Agli inizi degli anni 70, anzi verso la fine degli anni 60, sono stato divinamente, devo dire, colpito da una crisi esistenziale molto forte. Quanti anni avevo allora? Giovanissimo. Ne avevo giovanissimo, mica tanto, purtroppo ho impiegato invece troppo tempo ad arrivare a questo. Avevo 26, non mi ricordo, dunque io sono del 45, 69 sono 45, 70, 25, 26. Ecco, diciamo. Grazie. E questa crisi così irreversibile, per questa la considero anche fatale e facente parte del destino, mi portò a, per disperazione proprio, a inventarmi delle strade metafisiche.
Quindi cominciai, senza neanche saperlo, a sperimentare quello che poi in seguito divenne per me invece una pratica metodologica di meditazione. E quindi sperimentavo con la classica irruenza e irresponsabilità dell'ariete, segno a cui appartengo, fino a quando non incontrai, no, devo dire che durante questo periodo, inizio degli anni 70, cominciai a frequentare i mistici indiani, quindi Yogananda, Aurobindo, eccetera, eccetera, fino a quando non incontrai questo libro, mi pare intorno al 74-75, e rimasi folgorato, perché tutto quello che avevo intuito, empiricamente sperimentato e visto con le mie forze, lo trovai sistematicamente e perfettamente spiegato, no? Se posso dirle una cosa, sì. Io che ho letto questo libro nei giorni scorsi, 400 pagine, se dovessi riassumerlo in un motto, questo libro dice: impara a conoscere te stesso. Questa è la cosa. Cioè, applauso, prego. È vero. Riprende una formula presocratica, sì, e la sviluppa nel mondo contemporaneo. È questa. Sì, è così. Qui c'è una perfezione di comprensione delle cose anche ordinarie, per me straordinaria, ecco, giocando sulla parola. E per esempio, ecco, io avevo sottolineato questo, ma per far vedere anche a chi ci ascolta un esempio di come è scritto questo libro. Il metodo fondamentale, dice Gurdjieff, e Uspensky riporta il suo insegnamento, il metodo fondamentale per lo studio di sé è l'osservazione di sé. Senza un'osservazione di sé eseguita in modo corretto, un uomo non comprenderà mai come le diverse funzioni della sua macchina siano in correlazione tra di loro. Non comprenderà mai come e perché in lui tutto accade. Perché vuol dire tutto straordinario? Accade? Ecco, lei ha letto uno dei centri del sistema gurdjieffiano, quello dell'osservazione e dell'auto-osservazione. Che perché tutto accade? Scusi. In realtà forse non ci rendiamo conto, ma una certa meccanicità ci guida. È difficile accettare che siamo vittime di pensieri associativi, che siamo vittime di gusti preordinati, che siamo vittime di scelte che altri hanno fatto prima di noi, no? Il conosci te stesso è in realtà questo: riuscire a capire qual è la propria essenza. La personalità è una cosa posticcia che può stare benissimo se la si conosce e la si in qualche modo controlla, e mettersi in relazione col proprio specifico, se così posso dire. Silvano del Monte Athos diceva: c'è chi è nato per scrivere un libro, per scrivere libri, chi per dipingere, chi per fare il giardiniere. Ognuno deve trovare il suo senso. Sa, Patiato, mi viene di farle una domanda molto delicata. Lei pensa che questo libro sarebbe stato così medicamentoso per lei se lei non avesse il successo strepitoso come artista che ha? Capisce cosa voglio dire? Non l'ho capita bene, me la può ripetere? Sì. Sì. La dico, voglio dire, la medicina è il libro, ma la medicina è anche la vita che fa, il fatto che lei sa di comunicare veramente con chi l'ascolta. Se lei fosse rimasto da solo in Sicilia, ignorato da tutti, forse il libro non sarebbe bastato, questo voglio dire. Il libro non basta mai, né può bastare mai. Il libro è utile se sei in relazione con quello che viene scritto. Può confortare molto nella vita sapere che altri stanno facendo le tue stesse esperienze, ma bisogna studiare. Per lo studio di un pianoforte, per arrivare al diploma, bisogna dedicare 10 anni con grande autodisciplina, indipendentemente dalla qualità poi che si raggiunge alla fine del diploma. Per la ricerca e per lo spirito non vogliamo assolutamente far fatica, o no? Non lo so, io no, ma questo è vero, certo. Difatti qua c'è addirittura una cosa sulla lettura che dice che viene appresa a quello che lei ha appena detto. Potreste, dice Gurdjieff, potreste conoscere già molte cose se foste capace di leggere. Mi spiego: se voi aveste compreso tutto quello che avete letto nella vostra vita, avreste già la conoscenza di ciò che ora cercate. È la comprensione, no? Cioè, lui comincia a quello che mi ha impressionato è che lui comincia, anche se devo dire la verità, questo misticismo è molto lontano,
però quello che lui comincia a definire, che cosa vuol dire capire, questa comincia proprio dalla base. Noi alle volte crediamo di aver capito e senza averlo fatto. Lui comincia a dire: cercate di cominciare a capire che cosa vuol dire capire, e da lì poi costruisce. C'era una domanda che volevo, sì, farle in chiusura. Lui dà un ruolo molto forte al sesso. Il sesso gioca un ruolo enorme nel mantenimento della meccanicità della vita. Tutto ciò che fanno le persone è in relazione con il sesso. La politica, la religione, l'arte, il teatro, la musica, tutto è sesso. Mi ricorda un po' quando si diceva tutto è economia, no? I marxisti, tutto dipende dall'economia. Kulgev dice tutto dipende dal sesso, la meccanicità della vita, intendiamoci. Lei condivide questa? Beh, guardi, a me una volta capitò in aereo di sentire due persone parlare dietro di me, non sapevo chi fossero, e avvertivo chiaramente un rapporto sessuale spudorato. Loro pensavano di discutere, e così il desiderio sessuale si trasforma, diventa gesto, diventa parola, ma è un fatto vecchio questo. È un fatto vecchio. E tra l'altro è impressionante, adesso uscendo dal misticismo, che lui racconta, questo libro si svolge durante l'incontro tra i due, si svolge negli anni della rivoluzione sovietica, e lo racconta una Russia che assomiglia per certi aspetti a quella di oggi, una Russia anche allora tutta sgangherata, la Russia priva di autorità, tutto sembrava mantenersi per inerzia, i treni tuttavia viaggiavano ancora, insomma, ci sono delle pagine anche umane, terrene, molto abbastanza impressionanti. Difatti, per quelli che sono interessati e ci stanno seguendo, è un libro difficile questo, è un sistema molto complicato. Esiste un libro pubblicato da Delphi, Incontri con uomini straordinari, scritto da lui, che introduce al suo mondo e alla specialità della sua vita sotto forma di romanzo. È molto più accettabile che questo, dove si ha la pretesa proprio di una scienza descritta in una maniera anche feroce, non so se si è accorto. Lei, difatti, talmente, questo è un libro importante, impegnativo, e io la ringrazio di avercelo segnalato, in primo luogo a me, se mi permette, perché non lo conoscevo, che ne ha portato anche un altro, sì, alla quale vogliamo dare, perché è un libro molto carino, che molti avranno letto, che è questo libro di Flair Yeghi, che si chiama I beati anni del castigo. Perché ha portato questo libro della Yeghi? Perché lo trovo enorme. Ecco, questo è uno di quei casi, secondo me, dove si può trovare quello che Gurdjieff chiamava bagliori di verità. Questo libro racconta, questo della Yeghi, sì, racconta la storia di un'educazione. Ecco, no? È qui il punto interessante. No, mi dica qualche altra cosa, perché sennò poi, sì, ci sono delle zie a casa che dicono che non hanno capito di che parla il libro. Va bene, allora racconta, anche se la storia è un pretesto pur sublime per questo genere di letteratura, di un collegio femminile in Svizzera, e quindi la descrizione della protagonista, direi che è una nuova arrivata interna, perfetta e folle. Ma quello che mi ha impressionato in questo libro è il genere di perfezione stilistica. Per un musicista o anche per gli amanti della musica, diciamo, è una scrittura che sta nelle zone delle risonanze. Sta leggendo? Sì, volevo leggere l'attacco, sì, perché lei ha detto perfezione stilistica. Volevo ricordare a chi ci ascolta, a 14 anni comincia così. A 14 anni era educanda in un collegio dell'Appenzell, luoghi dove Robert Walser aveva fatto molte passeggiate quando stava in manicomio a Herisau, non lontano dal nostro istituto. È morto nella neve, eccetera, eccetera. Sì, è una lingua, sì, ma difatti la Flair Yeghi, che scrive pochissimo, scrive anche benissimo. Certo, per questo scrive poco. Perché si scrive poco. Grazie Battiato di essere stato da noi, grazie di averci portato questi libri, complimenti, inutile glielo dica, auguri per la sua attività. Grazie molto. Grazie.